rapina in piazza Mendola, bottino da 1000 euro. Droga a battipaglia, interrogato anche il poliziotto. Ospedale di Eboli, convocato tavolo tecnico. BTP Tecno battipaglia, l'azienda non paga. PD battipaglia, campagna tesseramento. Battipagliese Calcio, esonerato Squillante. Teatro Ghirelli, dibattito sull'innovazione. Banditi in azione ieri all'agenzia della Flogas di Piazza Mendola Battipaglia. Il colpo è stato messo a segno in tarda mattinata. I malviventi con le pistole in mano hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l'incasso di circa 1000 euro. I rapinatori, appena si sono impossessati del denaro, sono fuggiti via in sella ad uno scooter. Sull'episodio indaga la polizia e si cercano analogie con altre rapine. I due, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sono arrivati con lo scooter e hanno fermato il motorino davanti all'agenzia e sono entrati all'interno. Hanno minacciato subito la dipendente con la pistola, costringendola ad aprire il cassetto che conteneva il contante. Si analizzano anche i video estrapolati da alcuni sistemi di sicurezza per cercare di trovare dei fotogrammi che riprendano i ladri in fuga. Sono stati ascoltati dal GIP Renata Sessa ieri mattina in procura i quattro arrestati per spaccio di droga, tra cui il poliziotto Mauro D'Angiolillo. Accompagnati dai loro legali Biagio Parisi, la moglie Alda Di Benedetto, Raffaele De Marco e Mauro D'Angiolillo hanno replicato alle accuse mosse loro dal PM della DDA di Salerno Rosa Volpe, che ne ha chiesto ed ottenuto l'arresto. Il traffico di stupefacenti è stato svelato dalle dichiarazioni del pentito Paolo Podeia e davanti al GIP Raffaele De Marco, accusato di corruzione nei confronti del poliziotto infedele D'Angiolillo, ha dichiarato di non conoscere Podeia e nessun altro dei coinvolti. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere invece Alda Di Benedetto, così come il poliziotto Mauro D'Angiolillo all'epoca dei fatti in servizio al commissariato di Battipaglia. Ha risposto al GIP invece Biagio Parisi. Il 38enne ha dichiarato di non aver commesso i fatti contestati. Per i diversi anni è stato in carcere, tranne un breve periodo ai domiciliari. In questa condizione, secondo l'indagato, non avrebbe potuto commettere i reati contestati dalla procura riferiti da Paolo Podeia. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa organizzata dall'Associazione Spontanea delle Mamme di Eboli per fare il punto della situazione sul futuro dell'ospedale ebolitano. Durante l'incontro è stata comunicata la notizia della convocazione del tavolo tecnico politico, che si terrà entro la fine di ottobre. I due documenti prodotti dal Comitato delle Mamme, in cui si chiede di rispettare l'impegno preso l'11 luglio scorso per la rapida convocazione del tavolo tecnico, entrando nello specifico delle richieste, sono stati molto apprezzati dall'avvocato Lano Cita, che ha chiesto di poterli utilizzare per preparare un ricorso al TAR. È un'ottima notizia da parte del figlio del senatore Franco Cardiello, Damiano, e si è presentato qui stamattina dicendo che appunto il padre si è incontrato ieri 15 ottobre con l'onorevole Caldoro e che giustamente hanno preso un impegno per fare questo tavolo tecnico che si farà fine settimana prossima, e quindi siamo molto soddisfatti di questo. Sì, l'avvocato Lano Cita, che ringrazio, ci aiuterà a sostegno del ricorso al TAR che ha presentato il Comune di Eboli, e quindi i documenti in suo possesso che gli abbiamo fornito ci aiuteranno per quanto riguarda il ricorso al TAR. La BTP Tecno verrà formalmente messa in mora con la richiesta contestuale dei danni subiti. La decisione è stata presa ieri nella tarda mattinata dalla rappresentanza sindacale di fabbrica e inoltrata alle segreterie nazionali di FIM e FIOM per attivare le procedure del caso. Fino a ieri le maestranze non avevano ricevuto gli stipendi di settembre, nonostante l'azienda avesse assicurato il pagamento prima entro il 3 ottobre, poi entro il 15. Ma ieri mattina, in un incontro tenutosi in fabbrica, i rappresentanti sindacali hanno appreso dal direttore Cozzi che non poteva essere fornita loro una data certa.
Cambiamo Battipaglia è lo slogan scelto dalla sezione battipagliese del PD per la campagna di tesseramento 2014. Il nuovo PD battipagliese scende ufficialmente in campo. Molti cittadini, infatti, passeggiando per le vie della città, avranno avuto modo di prestare attenzione a un manifesto che adesso porta la firma di un segretario diverso, Davide Bruno. Il neosegretario, infatti, ha invitato i battipagliesi a prendere a cuore le sorti del partito, entrandone a far parte. Nel prossimo weekend in piazza Aldo Moro sarà allestito un gazebo, dove sarà possibile iscriversi al partito. Bruno ed i suoi proveranno ad incrementare il numero dei tesserati a livello locale. La Battipagliese Calcio rende noto di aver esonerato l'allenatore Luigi Squillante. Con due righe comunicate a mezzo stampa, la società bianconera dà il ben servito al tecnico di Sarno, che da quest'oggi non è più alla guida delle zebrette. L'esonero è stato deciso per motivi disciplinari. Fino alla nomina di un successore, la panchina è stata affidata all'allenatore del settore giovanile, Yuri Calabrese. Una decisione che, almeno per questa settimana, giunge come un fulmine a ciel sereno, visto che non erano mancate le fibrillazioni nell'ultimo mese, ma con ripetuti interventi ufficiali dello stesso club del presidente Carmine Ferrara erano arrivate le conferme per Squillante anche dopo la sconfitta con il Marcianise. I principali esperti del mondo dell'innovazione, start-up, investitori, media, incubatori di impresa, si sono confrontati ieri pomeriggio al Teatro Ghirelli di Salerno in un interessante dibattito a cui ha preso parte anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Un momento di riflessione comune sulle esigenze e le difficoltà a cui devono far fronte i giovani della Campania, che provano a dar vita a progetti di imprese creative e innovative sul territorio. Questa è in sintesi la finalità dell'incontro promosso dall'Associazione Filangieri di Cava dei Tirreni.